Salve cari amici, tutto qui Francesco e bentornati nella soffitta di camera mia. Benvenuti se è la prima volta che venite a visitarla. Quest'oggi col Topolino 3431, con questa splendida copertina d'opera di Paolo Mottura, che dovrebbe riprendere un po' le atmosfere di Paper Bridge, la serie che ritorna dopo una lunga pausa, scritta e ideata da Marco Gervasio. La copertina mi piace, ma non lo so, c'è quel senso di malinconia che non riesco bene ad inquadrare, ma ti dà l'idea di una storia che ci avrà un mistero al suo interno e quindi la cover è abbastanza funzionale. Ai colori credo che ci sia sempre Luca Merli, una bella cover molto, molto piacevole che introduce quindi un topolino, secondo me, di alto profilo. Sull'editoriale di Alex Bertani non mi dilungo, visto che ci dà l'idea di un paio di serie che arriveranno a breve, serie più o meno grandezza. Cita in particolare Siamo Serie, questa nuova serie per l'appunto ad opera di Sergio Badino per i disegni di Silvia Zicche. Incuriosito da questa serie perché Silvia Zicche è da un bel po' che non compare sul Topolino come disegnatrice, non sarà anche l'autrice come mi aspettavo, ma tutto sommato può andare bene così. Ma la vera punta di diamante, ciò che mi mette davvero hype, è questo Dactopia. Dactopia, per l'appunto l'accento, ho visto già il video di Fisbio, di The Fisbio Show, penso che l'accento non vada dove l'ha detto lui, quindi non è Dactopia, ma è Dactopia, perché comunque il termine greco di riferimento, topos, ha l'accento sull'ultima sillaba, quindi è Dactopia. Almeno questa è un po' la mia idea, ma poco importa dove cade l'accento. L'importante sarà capire come sarà questa serie. Il fantasy finalmente ritorna sul Topolino dopo anni di monopolio di Wizard of Mickey. Adesso che Wizard of Mickey è fuori serie in una qualche maniera, si ha la possibilità di provare e testare nuovi varianti del fantasy. Io posso esserne solo che contento da amante di questo genere e che vedeva un po' Wizard of Mickey un peso sul Topolino, a mio parere, visto che focalizzava l'attenzione di tutto il fantasy, ma con delle storie che non erano all'altezza delle aspettative. Non sappiamo chi siano gli autori perché non ce l'ha detto il direttore, ma tramite i loro profili gli autori si sono in un qualche modo svelati. Il progetto si sapeva sarebbe stato prima o poi realizzato, quindi Francesco Artibani, Licia Troisi ai testi e alla sceneggiatura della storia, ai disegni invece abbiamo Francesco d'Ippolito e dal disegno di promozione non l'avrei detto, ecco, in una qualche maniera. Sono quindi molto curioso di vedere questa Dactopia, a che cosa serve, a che cosa porterà, a che cosa significa effettivamente questo titolo, visto che associamo di solito l'idea di utopia, o comunque il topos lo associamo a utopia, distopia, quindi qualcosa che è andato storto, ma che in realtà potrebbe essere quasi il nome del regno, visto che topos, per l'appunto, è più un'idea di locazione e non, per l'appunto, legato a utopia e distopia e basta. È proprio un termine che identifica un luogo. Potrebbe essere la Paperopoli o comunque il regno dove si svolgerà questa miniserie. Rimaniamo curiosi e andremo a vedere come sarà per l'appunto questa serie nello specifico. Vi informo fin da subito che, visto il riscontro positivo di settimana scorsa, alcuni hanno apprezzato l'idea di un video che vada per indice di gradimento piuttosto che per ordine delle storie, proseguirò in questa maniera, anche per dare quindi un'idea un pochettino più interna relativa all'interno del Topolino, di quelli che sono i miei gusti personali, un modo diverso per esprimerli, ma che secondo me può rendere l'idea, là dove magari sono particolarmente critico, ma metto la storia in prima posizione, magari vuol dire che la storia è particolarmente bella, ma ci ho trovato delle perplessità e basta fondamentalmente. Quindi dove andrò a denotare per l'appunto particolari critiche alla storia, ma la metto in una posizione elevata, vuol dire che la storia comunque è tra le più meritevoli del numero. E dulcis in fundo, il Topolino non l'ho letto su tablet, non l'ho letto in cartaceo, mi è toccato leggerlo sul telefono perché ero via, ero in vacanza fondamentalmente. Ho avuto poco tempo, quindi non sarò proprio, non entrerò troppo nel dettaglio, visto che l'ho dovuto leggere un filino in fretta, lo dovrò rileggere, soprattutto per le serie in corso, per l'appunto essere sicuro di non essermi perso dei pezzi dei dettagli. Quindi questa è più proprio un sensazioni che il Topolino mi ha dato sulla base delle varie storie contenute al suo interno. Non perdiamoci in ulteriori chiacchiere, sigla.
Partiamo dalla storia che mi è meno piaciuta di questo numero di Topolino, ovvero sia Archimede la normale vacanza geniale ad opera di Vito Stabile per i disegni di Valerio Held. Storia che non ci ho riconosciuto il Valerio Held che conosco, che di solito apprezzo, quindi non capisco se sia una storia molto vecchia di magazzino o se Valerio Held era poco ispirato per questa storia nello specifico, a parte per una tavola che è davvero molto bella, davvero molto d'impatto, ma che tutto sommato, ecco, è la tavola migliore del numero, ma il resto mi è sembrato un po' sottotono, i personaggi non proprio precisi e puliti come me li ricordo da Valerio Held. Per il resto, comunque è una storia che è molto gradevole visivamente parlando, perché ok, sì, non mi sembra proprio lo stile classico di Valerio Held, ma questo disegnatore è sempre stato molto valido, molto bravo, e il risultato finale è decisamente molto molto buono, molto molto gradevole. Dal punto di vista della storia abbiamo la strana coppia Archimede e Paperina, con un Archimede che non ha più troppa inventiva, Paperina che lo invita in vacanza, non si capisce perché debba invitare Archimede ad andare in vacanza, e qui Archimede avrà a che fare con persone più o meno normali e insomma le classiche tiritere, le storie di storie già viste in realtà, dove Archimede si sente un po' un pesce fuor d'acqua perché lui ha i suoi interessi, mentre il 90% della popolazione di Paperopoli e del mondo Disney ha altri interessi, quindi non si capiscono perché fondamentalmente parlano completamente altri linguaggi. Ci sono una serie di gag, secondo me, abbastanza riuscite. Il personaggio di Archimede viene fuori in maniera piuttosto buona. In realtà non è una storia, ecco, che mi ha fatto impazzire in termini generali, ma è una storia tutto sommato onesta, ed essendo una delle storie centrali di questo numero di Topolino, non mi va neanche di additarla troppo. Sarebbe stata una buona storia di chiusura per il Topolino di qualche anno fa. Il fatto che una storia di questo livello si ponga nella parte centrale, che di solito è la parte meno potente, quella meno interessante del Topolino, secondo me, insomma, fa capire quanto nella direzione degli ultimi anni si stia cercando di portare novità e di portare, di alzare l'asticella della qualità, almeno perlomeno per quanto riguarda le storie, ecco, della fascia centrale del Topolino. In quarta posizione, probabilmente per molti dirò un'eresia, ma la spiegazione è molto semplice quanto ovvia, inserisco L'eredità di Paperino di Carl Barks. Storia che viene inserita a questo Topolino, storia che non è mai apparsa sul Topolino, se non ho capito male, guardando anche velocemente Index, ma potrei sbagliarmi, in Italia è apparsa su altre testate. Storia che esce per celebrare il 25 non neanche il 25esimo anno dalla morte di Karl Barks, non ho capito che cosa voglia celebrare, cioè ci viene detto il 25 agosto del 2000 è morto Karl Barks, molto bene, ma no. Del resto, però, se non ricordo male, lui è nato nel 1901, quindi de facto lui quest'anno avrebbe compiuto 120 anni, quindi il 120esimo anno dalla nascita di Karl Barks. Però l'editoriale prima della storia ci parla della morte, che sono 21 anni, e 21 anni non è una cifra così interessante da celebrare. Comunque, al di là delle motivazioni che hanno portato la redazione a pubblicizzare questa storia, credo che ci sia anche l'interesse in un qualche modo indiretto di promuovere la testata, diciamo, della grande dinastia dei papri, che sta uscendo in edicola, ma lo sta facendo con molto ritardo, visto che già è iniziato. Questa qui è una storia che è diventata storica per un motivo piuttosto singolare, come ci riporta un editoriale subito dopo la storia. Che cosa succede? Paperino, all'interno di questa storia, sta cercando di recuperare navi disperse per mare, per l'appunto, e trova una nave appartenente allo Zione, e uno Zione piuttosto avido, piuttosto tirchio, con una caratterizzazione molto 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 diversa da quella che conosciamo, un po' anche molto peculiare, particolare, ma era le primissime apparizioni di Zio Paperone, quindi ogni cosa era lecita ai tempi, che cercherà in un qualche modo di ingannare Paperino per forzargli la mano e andare a recuperare quel vascello, anche se probabilmente Paperino non recupererà mai i soldi spesi per recuperare il vascello. Il tutto riuscirà a farlo Paperino con un escamotage piuttosto particolare, che poi in una qualche maniera è stata utilizzata anche nella realtà.
Lascio a voi il gusto della scoperta e della lettura di questa storia, una storia che risulta ancora abbastanza fresca e divertente. Perché la inserisco in questa posizione? Perché è una storia media e le storie medie, a mio parere, non possono, o almeno è bene che non ambiscano a posizioni più alte. Questa, per quanto sia una storia ben strutturata, molto interessante e ben congegnata, è comunque un'avventura molto semplice, per quanto abbia questi escamotage piuttosto geniali di Karl Barks, che hanno poi spinto a persone vere a fare cose che sono poi apparse nella sua storia in fumetti. È una storia quindi dal sapore e dal gusto molto retro, anche grazie ai disegni di Karl Barks che sono pienamente anni 40. Questa storia qui dovrebbe essere tra fine anni 40 e inizio anni 50, quindi è una storia che ha i suoi annetti, ma ancora piacevolissima, anche perché Karl Barks aveva studiato animazione, quindi sa muovere la regia, sa cosa inquadrare, sa come inquadrarlo e la cosa è perfettamente visibile. Quindi è una storia che non metto in posizione più alta, principalmente perché mi sento di dire che le altre storie mi hanno coinvolto un pochettino di più. Questa capisco l'affetto dei fan, ma le altre mi sono piaciute un pochettino di più per gusto personale. Però consideriamo comunque un classico di Karl Barks come una delle storie meno interessanti di questo numero di Topolino, il che, continuo a dire, la dice lunga sulla qualità, secondo me, di questo numero nello specifico. In terza posizione, Il caso giallo di Topolino, di Marco Bosco, per i disegni di Marco Mazzarello. Topolino in giallo, brividi a Beaver Galk. Una storia che mi è piaciuta, un bel giallo, piuttosto classico giallo. Un'indagine che Topolino dovrà fare, ci sono delle persone che sono scomparse, che fine hanno fatto, si comincerà a indagare su alcune persone che vivono nel paese, ci sarà una lunghissima indagine che porterà a cercare di capire chi possa essere coinvolto, quali sono le motivazioni per cui queste persone sono coinvolte e quant'altro. Un giallo dal sapore molto classico che Marco Bosco riesce, secondo me, a tessere piuttosto bene, riuscendo anche a ribaltare le carte in tavola a più riprese, ma con naturalezza e facendo sembrare il tutto perfettamente coerente e omogeneo. Topolino e l'altro il nuovo investigatore hanno degli indizi, li interpretano in un certo modo. Con altri indizi a loro favore cominceranno a ribaltare le idee che avevano inizialmente per cercare di capire quale sia la vera natura di questo caso e che cosa stia davvero effettivamente succedendo. Chi sono queste persone che sono state rapite? Cosa volevano? Cosa facevano nei pressi di Beaver Galk? Il tutto con la leggerezza dei fumetti Disney. Una storia in due puntate che inizia e finisce all'interno di questo numero con, ripeto, numerosi colpi di scena, una sceneggiatura secondo me molto solida, pecca a mio parere un po' dal punto di vista visivo. Marco Mazzarello nel tempo si era evoluto e mi stava piacendo molto, qui non riesco a capire se sia una fase intermedia della sua evoluzione stilistica, perché mi è piaciuto molto meno delle sue ultime prove su Young Donald Duck, laddove però su Young Donald Duck doveva ritrarre principalmente paperi e di meno i topi. De gustibus, come si dice, non disputandum est. La storia è comunque molto bella, presa come giallo estivo, ma a mio parere non può rivaleggiare con le prime due storie di questo numero di Topolino, che sono secondo me di una qualità leggermente più alta, o comunque mi hanno destato un pochettino più di emozione, un pochettino più di interesse, tant'è che per l'appunto sono nelle prime due posizioni di questo numero di Topolino. In seconda posizione, la storia di apertura di questo numero di Topolino, ovvero sia Paper Bridge, il mistero del lato oscuro, scritta e disegnata e con la supervisione ai colori di Marco Gervasio. Paper Bridge riprende dopo un anno di assenza circa dalle pagine del Topolino, con per l'appunto il ritorno alla scuola dei vari protagonisti, un nuovo status quo che viene svelato man mano, e diciamo che questa storia qui ha come pecca più grave
che è un po' il limite che non me l'ha fatta preferire alla storia in prima posizione, proprio il dover introdurre la vicenda. Ci sono delle cose che sono cambiate rispetto all'anno passato, nuovi studenti, anzi le studentesse che dovranno entrare a Paperbridge per l'appunto, perché la loro dimora dove andavano a dormire fondamentalmente deve essere restaurata, creando quindi nel prossimo futuro possibili colpi di scena, possibili scambi, incontri, confusioni che potranno tessere degli sviluppi di trama anche piuttosto interessanti. Altro sviluppo di trama interessante è per l'appunto il nuovo antagonista che viene un pochettino a delinearsi e formarsi, quel cuore di pietra fame d'oro che avevamo visto nel finale della prima stagione di Paperbridge e che per l'appunto emerge all'interno di questa storia come nuovo insegnante di latino, ma è abbastanza didascalico ed evidente che cuore di pietra fame d'oro il latino non sappia neanche cosa sia, facendo degli strafalcioni piuttosto evidenti. Ma quello che manca un pochettino da capire è che cosa Gervasio voglia raccontare effettivamente all'interno di questo secondo ciclo di storie. Perché dico questo? Perché questo capitolo si dilunga parecchio e secondo me fa anche piuttosto bene a prendersi i suoi tempi, quindi è una critica non critica all'interno della storia, è una critica ma all'interno della serie potrebbe non esserlo, dipende come si evolve la situazione, perché si prende tutto il tempo che gli occorre per mostrarci che cosa sia infrasuccesso nella pausa tra la prima stagione e questa seconda, dove però questa pausa non viene mostrata effettivamente nei lettori, ma Marco Gervasio riesce a mettere in bocca ai vari personaggi che cosa sia effettivamente successo e quindi ci cerca di far capire come le cose si siano evolute, non mostrandocele ma facendocele dire ai personaggi. Questo è molto interessante, ci mostra quindi lo status quo di questo secondo ciclo di Paperbridge, ma il tutto risulta un po' vago per quanto riguarda la trama di questa seconda stagione, dove ok cuore di pietra fame d'oro, ok c'è qualcosa che non va nel lato oscuro, quella sezione di Paperbridge dove per l'appunto nella prima stagione c'era Crimen che insegnava diciamo fare furti e quant'altro, c'è qualcosa di strano che ci può succedere lì, ma molte cose rimangono forse un po' troppo vacue. Per quel che mi riguarda non riesco a capire dove la storia voglia andare a parare e che cosa voglia effettivamente raccontare, il che da un lato potrebbe portarmi ad essere interessato alla storia in sé per sé, dall'altro per come è posta no, perché non ho finito questo capitolo qui, non mi sono sentito così stimolato ad andare avanti nella lettura. La leggerò più che volentieri, perché comunque Marco Gervasio sa il fatto suo, è un autore che ha delle belle idee, per quel che mi riguarda le ho trovate sempre valide, per quanto non sempre la loro realizzazione mi sia piaciuta, però lì si va ancora di più nel discorso dei gusti personali, e questo Paperbridge con l'idea di questa scuola, con le tematiche un pochettino più giovanili, può risultare comunque un prodotto interessante, non tanto per me, ormai ho 30 anni, quindi ci sono un po' fuori dal target di riferimento, quanto per i lettori un pochettino più giovani. La prima serie, focalizzata anche molto sul tema del bullismo e sulla differenza di ceto sociale, era secondo me molto ben realizzata. Questa seconda vedremo come evolverà certe tematiche anche sulla luce per l'appunto delle rivelazioni della stagione precedente. Nota secondo me un pochettino di demerito, più non tanto per Marco Gervasio quanto per la direzione, non aver proposto il volume che avrebbe raccolto la serie adesso. Perché dico questo? Perché effettivamente iniziare la nuova stagione rileggendo la stagione precedente è secondo me sempre una mossa vincente. Quindi sarebbe sempre molto carino avere il volume con la stagione precedente in prossimità della nuova stagione, così per l'appunto da invogliarmi a rileggere la vecchia, avere tutti i nodi della stagione passata per poi riagganciarmi a quella presente e meglio comprendere che cosa stia succedendo. Giusto perché io da parte mia sono abbastanza smemorato, quindi alcuni dettagli posso essermeli persi e mi sarebbe piaciuto per l'appunto rinfrescarmi la memoria, cosa che non ho fatto, non ho potuto fare. Non che la storia abbia bisogno delle premesse, ma il fatto che
ad un anno di distanza mi esci con un capitolo 6 e non con il primo episodio, seconda stagione, che cambia poco, comunque mi fai capire che c'è una continuity, c'è un senso di continuità, e magari aver freschi gli episodi precedenti avrebbe potuto aiutare. L'escamotage del volume unico, secondo me, era da cogliere al balzo e per l'appunto mettere interesse per questa seconda stagione. Non è un difetto in sé per sé, non è un colpa di Gervasio, questo è poco ma sicuro, però ci avrei fatto un pensiero sopra a questa meccanica di presentare il vecchio quando sta per arrivare il nuovo. Avrei potuto leggere i topolini precedenti, però insomma, volume unico c'ha un pochettino sul più il suo fascino. Spero che non sia stato fatto, perché sono ancora in dubbio se realizzarlo nella collana Topolino Extra o se per coerenza proporla in definitive affiancando la serie di Fantomius. Mi auguro più che la scelta finale ricada su quest'ultima opzione. Chiudo quest'albo con la storia che più mi è piaciuta all'interno di questo numero di Topolino, l'ultima avventura di Reginella, ad opera di Alex Bertani, Vito Stabile, per i colori e disegni di Stefano Zanchi. Per Stefano Zanchi vale la stessa considerazione della settimana scorsa. I disegni sono splendidi. Qui abbiamo anche modo di vedere l'ambientazione, Pacificus, più a 360 gradi, la flora, la fauna locale, ed è veramente una gioia per gli occhi. Ciò che mi ha destato un filino più di perplessità continuano a essere queste gocce, queste lacrime in una qualche maniera che compaiono negli occhi dei personaggi, anche laddove effettivamente non sentirei il bisogno di vedere il personaggio con gli occhi umidi in una qualche maniera, quindi certe cose non le ho capite. Però ok, al di là di questa nota, che magari è piccola, però releghiamola perché non ha molto senso discuterne e parlarne, l'ultima avventura di Reginella. Mamma mia. Pensare che questa storia sia stata pensata per essere la storia conclusiva del ciclo di Reginella è bello, perché fondamentalmente va a riprendere tutta la mitologia del personaggio, riprendere le storie classiche di Rodolfo Cimino con tante di citazioni che vanno per l'appunto a riprendere gli eventi successi, ma è evidente quanto si sia cercato di andare incontro ai fan. Le critiche mosse dalla Regina Fuori Tempo alle storie successive realizzate da Vito Stabile sono più che evidenti, laddove ancora nella Regina Fuori Tempo si poteva apprezzare comunque il tentativo da parte di Giada Perissinotto di forzare la mano e cercare di mostrare quali fossero i veri sentimenti che c'erano tra Paperino e Reginella. Nelle storie di Vito Stabile la cosa era abbastanza appiattita, un personaggio piuttosto svilito, per non ho ben capito quale motivazioni. Qui si riprende anche quegli elementi, l'abbiamo visto già nell'episodio precedente, per cercare di andare a mettere un punto alla storia tra i due, tra Reginella e Paperino, un punto che possa essere ancora più fermo, ed era un po' il mio dubbio che avevo nella lettura della prima puntata, dubbio poi risolto su incertezza in una qualche maniera, perché effettivamente certi status quo non possono cambiare, ma non possono non per volontà magari di autori anche italiani, ma per esigenze di pura internazionalità. La relazione tra Paperino e Reginella è fortemente problematica, e il fatto che in questa storia si cerchi di mettere un punto piuttosto fermo, piuttosto fisso, e che possa far capire che cosa è stato e in che modo la situazione si evolverà, è una scelta anche piuttosto matura da parte e della redazione e dei personaggi coinvolti. Mi è piaciuto davvero tanto vedere il reincontro tra Reginella e Paperino, vedere come poi hanno scelto di proseguire la loro vita in una maniera decisamente matura, il tutto condito con dialoghi
non dialoghi de facto, diciamo con scene mute, scene in cui l'emozione, l'espressività dei personaggi, e qui Stefano Zanchi ha fatto, secondo me, un ottimo lavoro nelle scene mute, dove ho apprezzato e ho ben compreso di più, insomma, anche il segno negli occhi dei personaggi, ma sono tutti dialoghi muti, non parlano mai i personaggi tra di loro. Quello che deve emergere sono le loro sensazioni, i loro sentimenti, ciò che provano. E per l'appunto, ciò che provano è quello che riesce a smuovere qualcosa, in noi lettori. La parte finale, a mio parere, è un po' troppo affrettata. Non capisco se per esigenze di foliazione, ma anche lì non capirei il perché, però tutto sommato si avverte diciamo, prima metà di questo secondo tempo, che si prende anche tutto il tempo di raccontare la situazione, da dove si poteva anche fare un pochettino stringere. E soprattutto nel viaggio che Paperino e Paperone fanno verso Pacificus, che non risulta poi chissà quanto ricco di dettagli, però ok. Mentre la fase finale avrebbe secondo me necessitato di un pochettino più di spazio, un pochettino più di respiro, uno o due dialoghi in più per meglio far comprendere quali sono le intenzioni che la direzione vuole dare a questi personaggi. È abbastanza evidente, in realtà è molto chiaro quale sia il messaggio dietro, un messaggio che mi sento particolarmente di approvare, cioè perché mi sento di approvare? Perché è una presa di posizione molto forte e molto matura, molto più di quanto ci si potrebbe aspettare. Una storia come questa non è tarata sul pubblico più giovane, una storia come questa è tarata per un pubblico della mia età, fondamentalmente, un pubblico che comincia a capire come si smuove la vita, come certe scelte hanno delle conseguenze e come certe scelte devono essere prese con coscienza di ciò che è, di ciò che è stato. E la cosa è decisamente meno adatta alla lettura per un bambino che magari non potrebbe, secondo me, cogliere certe sfumature di questi rapporti tra adulti. Perché de facto sia Reginella che Paperino sono due adulti che stanno vivendo un innamoramento, anche piuttosto intenso, ma che diversamente dalle vecchie storie di Cimino, dove l'esigenza narrativa di tornare allo status quo era comunque foriero di una scelta in un qualche modo imposta, qui la maturità dei protagonisti sta invece nel loro esatto contrario, nel loro esatto opposto. Sono i personaggi che sono abbastanza maturi da capire che cosa sia meglio fare. E non è facile per loro, non è scontato, ma ciò che fanno è qualcosa che li porterà in una direzione nel loro cammino futuro che chissà, magari riuscirà a portarci altre storie così mature all'interno del Topolino. Sinceramente me lo auguro, una ogni tanto che abbia questi sviluppi e abbia questa maturità un pochettino più intrinseca non mi dispiacerebbe affatto. Non vi ho detto effettivamente come va a finire la storia, anche perché vorrei che la leggeste e vi faceste questo favore, andando a recuperare anche le vecchie storie di Reginella. Ora, recuperare le vecchie storie di Reginella non è facile, nonostante stia per uscire un volume che contiene le vecchie tre storie di Reginella, questo perché mancherebbe, credo, proprio una delle storie che viene citata all'interno di questo numero, rendendo quell'albo ancora più inutile rispetto a questa storia nello specifico. Quindi non capisco la scelta della direzione di mettere solo tre storie sulle cinque del ciclo classico di Rodolfo Cimino, a meno che non si voglia fare effettivamente un secondo volume con le altre storie. Ma di quello ce ne occuperemo, ce ne preoccuperemo se mai dovesse uscire. Un numero di Topolino che mi è piaciuto, decisamente poco estivo se non per il giallo finale, con delle storie secondo me molto potenti. La storia più matura che abbia mai letto sul Topolino da diversi anni a questa parte, ovvero sia la seconda parte dell'avventura di Reginella, un ritorno a Paperbridge, comunque efficace nelle sue note mystery, ma anche nel reintrodurci i personaggi. Il resto, un numero di Topolino secondo me comunque ben riuscito, solido e che
mi verrebbe da augurarmi una qualità come questa per ogni numero di Topolino, perché effettivamente il livello si è alzato, secondo me, abbastanza. E quindi, se questa qui è la media dei numeri estivi, che di solito sono quelli un po' bistrattati, mi viene da augurarmi che da qui in avanti la qualità possa essere solo più alta. Almeno, questo ovviamente, come sempre, è il mio augurio, ma in questo caso specifico ci troviamo davanti, molto probabilmente, ad uno dei numeri migliori di questo 2021. E lo so che da un po' che lo sto dicendo, quindi probabilmente stiamo arrivando ad un momento dove il Topolino sta effettivamente ingranando le marce e diventando sempre più interessante. E quindi, meglio per tutti quanti noi lettori. E questo è un po' quello che avevo da dire per oggi. Quindi un bel numero, molto bello, molto valido, e del quale voglio discutere eventualmente con voi se siete d'accordo o meno con la mia analisi, con le mie opinioni per l'appunto su questa storia, su queste storie nello specifico. Vi aspetto quindi nello spazio commenti. Da Francesco, dalla soffitta di camera mia, è davvero tutto e noi ci vediamo ad una prossima video opinione del canale. Ciao!